Gabriele, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, prima di tutto, buon anno a tutti perché oggi è il 2 gennaio 2019, quindi vi rinnovo gli auguri di buon anno. Allora, indubbiamente il 2018 per il sottoscritto è stato un anno sublime, dato che, ecco, sportivamente parlando, abbiamo visto arrivare Cristiano Ronaldo alla Juventus. Poi, per quanto riguarda la mia vita personale, come ben sapete, mi è arrivato il quarto figliolo, quindi indubbiamente un anno sublime. Ecco, l'auspicio è che il 2019 sia un anno addirittura indimenticabile per noi tifosi della Juventus, per quella roba là che noi ovviamente sappiamo. Ma credo che fosse doveroso iniziare questo nuovo anno con un nuovo video, un video speciale, perché ho deciso di portarvi le 5 partite della Juventus più significative, quelle che personalmente mi hanno fatto più godere nell'annus domini 2018, ovviamente vissute attraverso le mie personalissime live reaction. Ecco, vi dico che la selezione di queste 5 partite che adesso ho sotto gli occhi, quindi chiaramente io so ovviamente quali sono, voi lo saprete tra poco. Vi faccio un piccolo spoiler, tra l'altro non chiudete subito il video, perché poi a fine video ci sarà un'ultima live reaction speciale. Quindi non chiudete subito il video. Quando vedete la scritta fino alla fine, non chiudete il video. Ecco, non è stato facile. Non è stato facile perché la Juventus ha giocato 52 partite, ne ha vinte 42. Quindi chiaramente non è stato facile sceglierne 5. Mi sono limitato a 5 perché non volevo che il video fosse troppo lungo. Addirittura, ad esempio, vi dico, non ho messo ad esempio la finale di Coppa Italia. È stato estremamente godurioso rifilare 4 pere al Milan in finale di Coppa Italia, ma comunque ho scelto 5 partite più qualche altro momento particolare della stagione che vedrete ovviamente in questo video, che mi ha fatto particolarmente godere. E quindi magari nei commenti scrivetemi quali sono state le vostre 5 partite nell'anno 2018 della Juventus che vi hanno fatto più godere. Quindi, mi fermo qua, non la faccio l'introduzione, non la faccio tanto lunga perché sennò non vi voglio inutilmente tediare. Top 5 live reaction Juventus by Postman 2018, ovviamente ancora auguri, buonanotte a tutti e fino alla fine forza Juve, vamos Juve, buona visione. Traversone da corner, palla a mezza altezza, arriva il tiro! No! Oh! 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 È finito! Finito! Ha segnato aiuto, porca puttana. Ma come si fa? Come si può fare? No, non è possibile, linea allo studio, non è possibile, linea allo studio. Dai, tu nascosta!
cazzo di fare. È incredibile, cazzo, è incredibile quello che siamo capaci di fare, guarda, incredibile. Al fondo trova Quadrado che resta a terra, si avvantaggia, palla in mezzo. Ma come si fa? Ma come si fa? Autorete. Incredibile, guarda, incredibile. Incredibile ed incredibile. Pazzesco, guarda. Porca Valera. Fiorentina. C'è da farlo là. Quando sei disperato come me. Mette in mezzo il pallone. Lucani, di rimane retrato Quadrado, parte attraverso in mezzo Perico, ha segnato la Juventus, Gonzalo Higuaín, esattamente al minuto 44 nel corso del secondo tempo la Juventus è passata in vantaggio col Pipita. La Juventus non muore letteralmente mai. Abbiamo il rammario è perché abbiamo perso uno scudetto in albergo e ci sarebbe piaciuto più perderlo in campo. Cristiano Ronaldo Ale, oh, Cristiano Ronaldo Ale, oh. Allora, è ufficiale. Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juve. Andiamo a girarla. Mi è preso un colpo. Perché? Ecco qua. La maglia di Cristiano Ronaldo, ecco qua. Esce con la palla, ma Allan la recupera, anticipo di Allan, zona prima per Allan, dentro l'area di rigore, pallone per Cagliafon, Mertens a porta vuota, spinge la palla in porta, con tre tocchi il Napoli arriva da Szczęsny e la buca, Dries Mertens sull'assist di Cagliafon, sterza Ronaldo, fallo contro finta, poi la mette morbida al centro per Mancio. Tempo è stata un'autentica lezione di calcio allo Special One de Stafada. Mourinho nel secondo tempo faceva tre ai tifosi della Juve perché diceva ne potevamo prendere tre. muto Special One de Stafada. Cancelo che parte in posizione regolare, in tre tagliano verso il centro, Cancelo cerca spazio per il cross, nel due e mezzo parte il cross. Sempre lui! Nato dal suo giocatore più intraprendente, Cancelo, che riceve palla sulla sinistra con tanto spazio, quindi stratta l'Inter. Mazzucchi! Bellissimo. Così! Manchester City.